operazioni. Ecco, oggi abbiamo presentato il primo bilancio di un'attività ispettiva congiunta che è stata svolta dallo scorso mese di giugno e che proseguirà in maniera costante da personale della Questura di Imperia, dei commissariati di Sanremo e Ventimiglia e da altri enti istituzionali, l'INPS, l'Ufficio Territoriale del Lavoro di Imperia e l'ASL 1 Imperiese, che è finalizzata a verificare la regolarità delle varie normative relativamente a esercizi pubblici di vario tipo, quindi nel periodo estivo in particolare discoteche, locali da intrattenimento e in generale bar, ristoranti, strutture recettive. Nel corso della conferenza stampa è stato anche illustrato il primo bilancio relativo ai risultati effettuati, che è sicuramente estremamente proficuo sotto il profilo della sinergia che si è creata fra i vari enti e che consente di effettuare al meglio l'attività di verifica a 360 gradi delle varie attività oggetto di controllo.